Come possono essere aiutate le persone a scoprire chi sono e chi vorrebbero essere? Allora, secondo me si possono aiutare a partire dalla scuola, nel senso che la scuola prima, in realtà poi i posti di lavoro sono i due luoghi in cui si può fare istruzione e anche educazione, per esempio alla convivenza delle differenze, educazione alla diversità. Dopodiché, più che pensare a come insegnare agli altri come fare, secondo me dobbiamo tutti un po' ragionare su cosa possiamo fare noi stessi per cambiare, per intervenire sui nostri bias, cioè riconoscere i nostri pregiudizi e combatterli, ma per sé. Io credo molto nei circoli virtuosi, cioè nel fatto che uno cambia atteggiamento e cambiando atteggiamento ispiri anche le persone attorno a fare quel passettino. Pensi che l'uso della SVA possa essere un compromesso a cui si potrà arrivare? Allora, io penso che l'uso dello SVA sia politico, nel senso che non è qualcosa che io vedo mai arrivare nelle grammatiche come una terza declinazione, ma penso che possa servire per creare consapevolezza rispetto a una questione, rispetto a una diversità che fino a poco tempo fa era sconosciuta. Cioè, non è un caso se in questo momento ci sono per esempio così tante persone famose che fanno coming out come persone non binary o comunque gender non conforming. Evidentemente la nostra società sta arrivando a un livello di maturazione in questo senso, per cui queste persone riconoscono in sé una caratteristica e si sentono anche sicure di buttarla fuori, di esporla. E questo credo che possa essere di ispirazione per tutto, cioè non è che si diventa non binary perché si sente parlare delle persone non binary, si può sentir parlare del non binarismo di genere e farsi delle domande anche su di sé, ma allora io, ma quel malessere che io ho sempre sentito potrebbe magari derivare dal fatto che sono una persona gender non conforming, ma questa domanda non me la sono mai fatta? Per esempio. Sì, sì. Perché usare il maschile plurale per un gruppo in cui è presente anche solo un maschio e non basarsi sulla percentuale, quindi usare il femminile anche con la presenza di un maschio? Beh, intanto perché non sempre è facile a colpo d'occhio capire la percentuale di maschi e femmine. Certo, si può sempre usare la doppia forma, però oggi si può usare la doppia forma con la consapevolezza che la doppia forma non racchiude ancora tutta la diversità del genere umano, no? Che il dimorfismo sessuale è molto meno standard o molto meno la norma di quello che si tende ancora oggi a pensare. Secondo lei, la maggior parte delle persone che non supportano la comunità è solo per ignoranza e chiusura mentale o effettivamente la comunità a volte è troppo severa nelle restrizioni? Ma io credo che occorra ricordarsi che tutte le comunità marginalizzate, quindi non solo quella LGBT+, ma un po' tutte, hanno subito storicamente moltissime vessazioni e quindi che siano anche incazzate ci sta, no? Cioè non si può essere sempre gentili con i guanti bianchi. Dopodiché è chiaro che se si va nell'ottica di una convivenza delle differenze, il movimento di convivenza deve essere reciproco, no? Per cui io mi avvicino a te, tu ti avvicini a me. A volte questo sistema non funziona, ma perché ci sono degli addentellati di potere, di discriminazioni che lo rendono difficile. Però diciamo che dobbiamo in teoria cooperare, no? Per andare insieme nella direzione di una società fatta diversamente da quella attuale. Poi una cosa di cui avete parlato nel panel era legata all'ingiustizia discorsiva. Sì. E come può essere combattuta? Passando il microfono. Per esempio, un aspetto del panel di oggi è che mancavano le persone transgender, no? Perché? Perché a volte non è facile arrivarci, perché in realtà le persone che hanno una diversità hanno storicamente avuto anche più difficoltà a emergere, a studiare, a avere i soldi per fare un dottorato, no? O per rimanere dentro al sistema dello studio avanzato. E quindi è un po' un cane che si morde la coda, no? Cioè magari non ci sono così tante soggettività trans all'interno della comunità accademica da garantire che sia facile sempre arrivare a una persona trans. No, allora spesso si arriva agli alleati, come sono io. Io non sono parte della comunità LGBT+, ma sono una fiancheggiatrice. È un problema? Sì. Bisogna sforzarsi di superarlo? Sì. Bisogna farlo notare. Recentemente mi è capitato di essere in un'audizione in un comune, in una regione italiana, così regionale voglio dire, e si parlava di diritti dei migranti e non c'erano migranti, no? Eravamo i soliti bianchi eterocis a parlare di diritti altrui. E questo è un problema che si ripete spesso e bisogna rendersene conto, sottolinearlo e garantire il più possibile la presenza della diversità. Ok, grazie mille.